È un mistero sconcertante. Quando in certi momenti della vita sprofondiamo nel buio più fitto e sperimentiamo che siamo fragili e peccatori, proprio allora non dobbiamo mascherare il nostro fallimento, ma aprirci fiduciosi alla speranza in Dio, come ha fatto Gesù. Lo ha detto oggi, mercoledì santo, Papa Francesco nella catechesi dell'Udienza Generale, davanti a più di 50.000 fedeli e dedicata alla passione di Gesù. Questa settimana pensiamo tanto al dolore di Gesù. E ci diciamo a noi stessi, e questo è per me, anche se io fossi stato l'unica persona nel mondo, lui l'avrei fatto, lo ha fatto per me. E baciamo il crocifisso e diciamo per me, grazie Gesù. Per me. Con la sua morte di croce, ha spiegato ancora il Papa, Gesù raggiunge la completa umiliazione e in essa noi troviamo la risposta divina al mistero del male, del dolore e della morte. Quando vediamo soffrire i bambini è una ferita nel cuore e Gesù prende tutto questo male, tutta questa sofferenza su di sé. La risurrezione di Gesù non è il finale lieto di una bella favola, concluse il Pontefice, non è l'happy end di un film, ma è l'intervento di Dio Padre, là dove si infrange la speranza umana.